programma di informazione e approfondimento dal lunedì al giovedì dalle ore 19.15 su Radio Stella Città e sul canale 667 di Provincia TV. Newsroom. Newsroom. Ben trovati con una nuova puntata di Newsroom. Quest'oggi parleremo del tema HCS, lo faremo col delegato alle municipalizzate Emiliano Santori. Ciao Emiliano. Ciao Luca, buonasera. Allora, sembrava una questione parzialmente risolta fino a qualche giorno fa, poi c'è stato un momento di crisi tra sindacati e amministrazione comunale. Ci puoi riassumere quello che è accaduto nelle ultime ore? In realtà, ecco, la vicenda parte da circa 15 giorni fa. Durante un'assemblea, la famosa commissione bilancio, quella fatta poi in diretta streaming, con la quale abbiamo convocato tutti quanti i sindacati, forse di maggioranza opposizione, nasce lì, diciamo, il primo screzio. Nonostante la nostra proposta di utilizzare tutto quanto il nostro patrimonio disponibile per salvare la holding, abbiamo avuto, diciamo, pareri discordanti soprattutto sul futuro delle Fingo Resort ed una in particolare, sostanzialmente partendo dal presupposto che noi scioglieremo inevitabilmente per perdite superiori al capitale due delle tre sotte che abbiamo, che sono Città Pulita ed Argo, che avranno una perdita superiore al capitale, quindi andranno in liquidazione automaticamente, come è avvenuto in passato per HCS. Ippocrate non è una società che perderà oltre il proprio capitale, è una società che non ha i problemi che hanno le altre due, sia da un punto di vista gestionale, sia da un punto di vista, diciamo, economico-finanziario. Tutto sommato è una società che sta bene in piedi, non ha avuto assunzione nel clientelare in passato e quindi tutto sommato è sempre stata gestita benino. Alcuni sindacati ci hanno chiesto, in realtà, hanno considerato una discriminazione quella di non far fallire Ippocrate nei confronti delle altre sotte. Secondo noi questo discorso assolutamente non sta in piedi. Ci sono aziende che hanno una storia diversa e hanno anche un futuro diverso. Non posso sciogliere e far fallire una società che tutto sommato sta bene soltanto per poter dire che i lavoratori si troveranno tutti nella stessa condizione. Non è neanche realizzabile l'ipotesi di far trovare nella stessa condizione i lavoratori di HCS. Perché? Perché non si tratta di una discriminazione tra l'una e l'altra categoria, si tratta proprio di problemi contingenti. HCS, avendo il contratto di servizio, è una società che necessariamente deve essere ricapitalizzata. Non possiamo fare altrimenti, perché sennò se si scioglie il contratto di servizio andranno a gara tutti i servizi, quindi comunque non avrebbero alcun tipo di vantaggi i lavoratori delle SOT. Ecco, poi si arriva agli ultimi giorni con una convocazione dei lavoratori che, diciamo, ha fatto infuriare un po' i sindacati, giusto? Sì, il sindaco ha invitato i lavoratori ad un'assemblea pubblica e si terrà domani alle ore 15 all'Aula Pucci. Il motivo di questa assemblea è che ovviamente abbiamo intenzione di fare un'operazione di verità. Noi riteniamo che in questo momento di aver fatto un buon lavoro fino ad oggi e soprattutto stiamo compiendo un atto di coraggio. Dimostriamo con i fatti e non con le chiacchiere, come qualcun altro, l'intenzione di voler salvare questa società. Abbiamo anche subito forti critiche da parte dell'opposizione per il fatto che stiamo mettendo a rischio il patrimonio di una delle nostre società che in questo momento non hanno problemi di possibili fallimenti, che c'è da vecchie infrastrutture. Abbiamo intenzione di spiegarle ai lavoratori quello che stiamo facendo. Ecco, però perché i sindacati invece si sono adirati per questa convocazione, soprattutto quale proposta invece hanno fatto i sindacati all'amministrazione? Beh, ad oggi devo dire che la commissione bilancio, che oggi si è riunita senza di loro, avrebbe potuto anche valutare un eventuale documento nel caso in cui loro l'avessero protocollato. È ormai vecchia di 15 giorni, se non 20 giorni, l'ultima commissione bilancio alla quale avevano partecipato, il sindaco li aveva invitati a produrre una proposta, loro hanno detto di fronte alle telecamere, ai microfoni, che avevano una proposta pronta da presentarci. Io francamente ancora oggi questa non l'ho vista, poi se devo leggere quattro righe su un telematico e sentire società unica pubblica, mi sembra un po' oltre che anche un po' povera come proposta. Speravo di trovarla al protocollo. Ancora oggi la commissione bilancio si è riunita, abbiamo fatto una verifica al protocollo, questa proposta non mi è pervenuta, quindi non posso commentare se non quello che leggo dal
Quindi cioè, la proposta del sindacato non è stata protocollata, ma solamente annunciata ai giornali? Io non l'ho vista, io, diciamo che funziona così, ogni consigliere ha il proprio protocollo personale, io come consigliere delegato alle partecipate mi sono recato oggi il mio protocollo e questa non proposta non mi è mai pervenuta, quindi per me ad oggi non c'è. Mentre ecco invece ai telematici e ai giornali è arrivata è quella di una società unica pubblica che naturalmente diciamo è impossibile secondo il tuo punto di vista. Ma in realtà veramente a me scora un pochino dover commentare una proposta di questo genere, perché evidentemente ci troviamo di fronte ad alcuni rappresentanti che sono probabilmente un pochino inadeguati a fare trattative di questo tipo. Non dico sulla loro capacità di essere più o meno mediatori o buoni rappresentanti dei lavori, quantomeno una scarsa capacità a comprendere l'argomento. Sono rimasti al punto in cui stavano 10 mesi fa, abbiamo spiegato per mille motivi per cui non si può fare una società unica, il legislatore ce lo impedisce, cioè, di fatto non possiamo, a meno che non licenziamo il 70% dei lavoratori, perché la legge prevede, lo dico magari, ecco, abbiamo pure la fortuna che qualche lavoratore direttamente possa ascoltare e magari capire, le spese totali del personale di un ente non possono superare il 50% della spesa totale. I dipendenti delle società direttamente partecipate vengono conteggiati, quelli delle SOT no. Siccome il totale delle spese è già al limite, se le SOT fossero sciolte e si riunissero in un'unica società insieme ad HCS, non faremmo nessun regalo a nessun lavoratore. Probabilmente sarebbe più facile per alcuni sindacati spiegare l'uguaglianza di trattamento tra tutti, ma in realtà gli farebbero un danno enorme, perché il patto di stabilità ci imporrebbe di licenziarli in massa, perché sarebbe sforato e quindi a causa di commissariamento del comune, quindi assolutamente irrealizzabile, come è realizzabile anche l'ipotesi di sciogliere HCS, che ripeto a noi farebbe veramente comodo. Se avessimo quell'atteggiamento eccessivamente liberista, fregandocene dei contratti dei lavoratori, probabilmente a noi avrebbe fatto davvero più comodo sciogliere HCS e farlo fallire, perché sostanzialmente sciogliendo HCS dobbiamo vedere se è tutto sommato, perché poi l'ultima, diciamo a Parma, c'è stato un giudice che l'ha fatta fallire con Pizzarotti. Quindi non è detto che il comune debba comunque pagare da subito quei soldi. Il risultato però quale sarebbe? Sicuramente dei licenziamenti in massa. Questa azienda, se mai ci fosse un fallimento in continuità aziendale, comunque andrebbe in mano a un commissario, non un liquidatore nominato da noi che probabilmente farebbe un licenziamento in massa pesantissimo, perché i soldi che noi diamo per il servizio dovrebbero bastare, oggi bastano a malapena per il personale. E soprattutto, finito questo periodo di transizione, una volta fallita la società, i servizi andrebbero tutti a gara, quindi la peggior forma di privatizzazione, anche perché oltre a essere in mano a un privato ci andrebbero anche con degli archi temporali piuttosto piccoli, per cui l'imprenditore che non ha tempo di rientrare nell'investimento, la prima cosa che fa, taglia di brutto. Certo, mentre noi vorremmo oggi un imprenditore che ha un know-how, investe sui mezzi, sulla qualità del lavoro, sull'organizzazione del lavoro, e riteniamo francamente che le proposte che riguardano la sola riduzione del costo del lavoro non siano sufficienti. Sinceramente ci piacerebbe lavorare anche su progetti che permettano di far lavorare quelle persone che oggi sono in esubero. La soluzione non è far finta che il problema non esiste, quindi non considerare esubero ciò che è esubero, ma cercare di sviluppare dei progetti e delle attività che possano permetterci di riassorbire queste persone. Quindi diciamo, spiegaci gli step che ci porteranno al 7 maggio. Ricordiamo il 7 maggio, data ultima per presentare il piano ai liquidatori, è stata prolungata, quindi diciamo veramente la data che non si può andare probabilmente oltre. Sì, molto probabilmente è quella definitiva, in realtà è anche un pochino prima del 7 maggio, perché il piano industriale sarà predisposto diciamo da nostra indicazione da Deloitte e sarà poi approvato da un asseveratore. L'asseveratore è un professionista che in realtà lo deve considerare quindi credibile, sostenibile sotto tutti i punti di vista, quindi giuridico e contabile. In realtà, se deve arrivare questo piano in tribunale il 7 maggio, qualche giorno prima, comunque l'asseveratore deve avere in mano tutti gli elementi per poter dire che un determinato percorso è credibile, quindi i tempi sono assolutamente molto brevi. Quindi no? Si creerà una nuova società in pratica? Più di un, una nuova società, sì. Diciamo due nuove SOT probabilmente, è una nuova società che viene dalla fusione da Civitavecchia Infrastrutture ed HCS, sempre che il Consiglio approvi questa fusione, perché ripeto, questa è un'assunzione di responsabilità molto importante, perché rispetto a girarci dall'altra parte, come è stato fatto negli anni precedenti, noi
stiamo intendo del nostro, partivamo con delle perdite da ripianare per oltre 15 milioni di euro, probabilmente ci troveremo ad un saldo ancora negativo di circa 8 milioni di euro, perché è stato fatto un lavoro importantissimo di recupero sui crediti, minori debiti, quindi stralci, minor costo del personale durante il 2012, che ha permesso una perdita inferiore all'attesa. Quindi francamente in questi 10 mesi siamo partiti da un disavanzo di circa 16 milioni per poi arrivare, non dico alla soluzione, per arrivare ad 8, quindi sostanzialmente l'abbiamo ridotto al 50%. Emiliano, vi faccio una domanda, tu rispondi in maniera spontanea. Perché i sindacati, se vedono che voi state lavorando così tanto per il recupero, per salvare l'occupazione, per salvare la società, perché vi fanno una vera e propria lotta? Alla fine la possibilità è quella di far fallire HCS o comunque di andare a bando, di portare tantissima certo. disoccupazione e quindi non avere più motivo di esistere come sindacato. Se poi secondo me il sindacato non dovrebbe avere un ruolo un pochino meno politico, no? Ed assumere delle scelte un pochino più responsabili. Noi tutto sommato stiamo con un atto di coraggio cercare di mantenere i contratti in mano pubblica, perché ripeto, i contratti sono in HCS, la politica tariffaria la determina HCS, a parte che è determinata dalla legge, ma comunque sarebbe gestita in mano da HCS. La riscossione della tariffa rimarrebbe in capo ad HCS, tra l'altro noi l'abbiamo portata al 92% contro il 68%, e probabilmente riceveremo anche il plauso, secondo me, quando mostreremo questi numeri al movimento dei consumatori, perché giustamente ci chiedono conto di cosa abbiamo fatto per migliorare la riscossione, così che la futura TIA possa essere inferiore rispetto, quantomeno non subire più adeguamenti, e possa essere abbassata sul recupero dei crediti vecchi. Quindi alla fine ho l'impressione che loro sembra quasi si abbandonino alla scelta un pochettino più facile, per paura di dover spiegare ad alcuni lavoratori che effettivamente l'unica cosa possibile era ricavare la liquidità da alcune SOT per evitare il fallimento di tutti e quindi quantomeno salvaguardare gran parte dei posti di lavoro, se non tutti, secondo me tutti, piuttosto che intraprendere questa strada un pochettino difficile, quantomeno in termini di comunicazione, stanno un po' gettando la spugna e mettendo la questione un po' sulla demagogia, dicendo basta, società unica, pubblica, sì, vabbè. Per dire questo ci volevano 5 minuti. Nell'ultima commissione bilancio era presente anche l'opposizione, giusto? Sì, diciamo la commissione, l'ultima è quella di questa mattina, è stata una commissione importante perché hanno partecipato veramente tutti, ma io non ricordo da quando sono stato nominato presidente della commissione bilancio aver visto una commissione così partecipata. Oggi ci sono 7 su 8 membri di commissione, nonché quasi tutti i capigruppo. Da Magliani, Annunzi, Abitali, invitato anche il consigliere Moscherini, che ha anche rilasciato delle dichiarazioni specifiche proprio sul comportamento dei sindacati. Devo dire che la notizia che oggi girava, più che una notizia, oggi girava un opuscolo di sindacati, è stato l'argomento che è riuscito a mettere d'accordo tutte le forze politiche, da che vanno da Sinistra Ecologia e Libertà fino al PDL. Tutti quanti siamo rimasti un pochettino sbigottiti di fronte a quello che c'era scritto su questo opuscolo, perché aveva molto di demagogico e poco di concreto. E cioè cosa c'era scritto? Beh, c'era scritto che comunque il piano non andava bene, non erano d'accordo, perché la loro proposta di andare in regione noi non siamo disposti a valutarla, una serie di in realtà di inesattezze. Premesso che società unica e tutta pubblica, ripeto, è assolutamente irrealizzabile, ma lo sanno, l'abbiamo ripetuto tantissime volte in passato, quindi conoscono perfettamente quali sono i motivi che ci impediscono di avere una società unica pubblica, e comunque non può essere fatta valere HCS, ripeto, perché sennò vanno via i contratti. Ma soprattutto il fatto che si siano messi in così forte contrapposizione con l'amministrazione in un momento in cui arriviamo ad una soluzione definitiva, cioè dovrebbero comunque rendersi conto che questi sforzi un pochettino vanno premiati, va incoraggiato un pochettino il coraggio di chi veramente alzerà la mano e utilizzerà 9 milioni di euro di patrimonio città e infrastrutture per ripianare dei danni che noi non abbiamo fatto. Cioè, in pratica il piano della vecchia amministrazione era quello di tenere separate appunto queste società. Sì, anche ecco, durante la commissione bilancio si è visto anche uno scontro abbastanza, diciamo, vivace tra me e l'ex sindaco, il quale ci accusa per assurdo di mischiare il patrimonio con HCS. Però
è un atteggiamento un po' da, sì, probabilmente da imprenditore, ma da imprenditore un po' senza scrupoli, che non tiene conto che parliamo di una società pubblica, perché in realtà la linea di prima era quella di mettere tutti quanti i costi e le perdite, tutto ciò che era negativo dentro HCS, il patrimonio tenerlo un po' come un tesoretto da un'altra parte. Quindi abbiamo ricevuto anche questo tipo di critiche. Noi stiamo utilizzando quei soldi per pagare dei debiti diciamo prodotti da altri, eppure abbiamo ricevuto l'attacco dell'opposizione. Quindi da un certo punto di vista ci scoraggia anche un po', perché tutto sommato stiamo facendo questo tipo di operazione. Chi ha creato il danno mi dice che non devo utilizzare il patrimonio per ripianare le vecchie perdite. Il sindacato, che deve proteggere i lavoratori, in realtà preferisce la strada quasi quella più facile, perché ci stanno portando verso il fallimento, perché sembra quasi che loro dicano: piuttosto che vendere due software, che sanno benissimo che quella è proprio l'ultima spiaggia prima di evitare il fallimento, vendere le quote di due software, piuttosto che far fallire, sembra quasi preferiscano la seconda soluzione, pur di dire ai lavoratori che qualcuno è stato trattato in modo diverso da altri. Ma ripeto, non c'è nessun tipo di discriminazione. Noi contiamo di realizzare i soldi da queste due sotte per evitare il fallimento, che è il problema principale, per avere più disoccupati possibili. Dopodiché, Meno meno disoccupati. disoccupati, scusami, meno disoccupati possibili. Dopodiché, ottenuta questa liquidità, facendo ripartire anche un pochettino gli investimenti, quindi una certa razionalizzazione del lavoro, è il compito della politica di trovare delle occasioni di tipo imprenditoriale a questa società. Quindi Bosco Enel, l'altra attività, gestione della marina, dei parchi che stiamo affidando ai privati. Quindi è bravura diciamo, dovrebbe essere merito della politica trovare dei posti di lavoro reali, sani, non inventati. In questo tipo di progetto, di programma che state mettendo in piedi, Sinistra Ecologia e Libertà è stata coinvolta, perché molto spesso, ecco, da parte di SEL accusano il primo cittadino di fare delle fughe in avanti per quanto riguarda HCS. Beh, in realtà no. Sì, sicuramente è stata coinvolta. A volte accusano il primo cittadino di fare fughe in avanti in termini di comunicazione, ma in realtà fughe in avanti in termini di decisione assolutamente no, perché durante tutto quanto il processo decisionale, a parte tutte le commissioni bilancio, c'è un rappresentante di SEL. Durante tutte quante le Chi è il trattative, che è rappresentante Giulio Agostini, che è di membro di Agostini? commissione, tra l'altro è un collega veramente onesto intellettualmente, quindi assolutamente serio nelle decisioni e nelle valutazioni. E poi c'è anche da dire che l'assessore comunque al lavoro, Sergio Serpente, che ha seguito tutte quante le trattative, quindi ovviamente è informato quantomeno come sindacati, perché essendo assessore al lavoro ha seguito tutta quanta la vicenda dall'inizio fino ad oggi. Quindi SEL, che ha tre consiglieri, direi che avere un membro di commissione bilancio, ha un assessore al lavoro che sta, non dico tutti i giorni, ma quasi, su questo argomento, credo sia stata coinvolta adeguatamente. Ecco, in consiglio comunale quando arriverà, probabilmente. Probabilmente arriverà il 18, Il 18. quindi la commissione tra domani e lunedì licenzierà un provvedimento. Spero per domani mattina di trovare anche degli ulteriori argomenti di valutazione, quindi vederla la proposta dei sindacati. Speriamo di aver capito male dai titoli, probabilmente hanno semplificato un po' la loro proposta. Dopodiché porteremo questa in consiglio comunale. Ripeto, proposta di delibera che comunque non esclude il tavolo in regione, perché l'abbiamo detto già durante la commissione bilancio 20 giorni fa. Infatti non mi sembra un'ideona. I sindacati propongono di far acquistare a Lazio Ambiente, con una società della regione Lazio, le eventuali quote delle sotto che noi diamo via. Ma va bene, infatti non è che abbiamo detto che le deve comprare qualcun altro. Noi diciamo che per ripianare, per coprire tutto quanto il patrimonio negativo, ci mettiamo gli immobili di Citec Infrastrutture. Per creare la liquidità che ci serve per pagare le prime rate, che sono piuttosto importanti, sono 6 milioni e 8 durante il 2013, necessariamente dovremo alienare o patrimonio, quindi o vendere parte degli immobili di Citec Infrastrutture e trasformare in liquidità, o vendere due SOT. Perché? Per fare la liquidità, per pagare le rate di questo concordato. Certo, è un discorso, diciamo, non facilissimo da comprendere perché appunto non è della materia. E anche secondo me questo è una delle ragioni per cui i lavoratori sono un po' divisi tra Beh, amministrazione e sindacati, perché poi quando si entra nel campo, ecco, delle municipalizzate, sì, purtroppo dell'economia, delle... è facile metterla sulla confusione. Ripeto, questo è l'esempio lampante. Oggi rischiamo di avere una divisione tra lavoratori, quando in realtà stanno tutti quanti sulla stessa barca. Noi stiamo lavorando per salvare tutti, anzi, sinceramente, gran parte dell'impegno è proprio per quelle sotto che tra 10 giorni
saranno fallite, quindi stiamo facendo di fallite, saranno messe in liquidazione, quindi stiamo facendo il tutto per salvare i posti di lavoro di quelli, e per assurdo sono quelli che si sentono più colpiti. Certo. Si sentono trattati come lavoratori di serie B, in realtà assolutamente, assolutamente non è così. Comunque, ecco, entro 2 settimane, in una maniera o nell'altra, bisogna arrivare comunque a una decisione. No, beh, assolutamente sì. Non ma si proprio può nel sì, cioè, inderogabilmente. Io direi che non possiamo essere accusati contemporaneamente di scarso decisionismo o di scarsa condivisione, cioè una delle due. Perché da un lato ci dicono che condividiamo poco, dall'altro ci dicono che decidiamo poco. Beh, allora, io sono orgogliosamente stato accusato in questi mesi di aver detto troppo, di aver fatto cosiddette fughe in avanti. In realtà mi prendo la responsabilità di tutto quello che ho detto, sono contento di averlo fatto, ecco. Preferisco essere considerato uno che condivide poco, ma non uno che decide poco. Certo, questo è sembrato abbastanza chiaro. Senti, per quanto riguarda il tema della sicurezza, più volte si è parlato di minacce più o meno velate che sono arrivati a consiglieri, assessori, a sindaco. A te è arrivato niente per caso? Magari qualche chiamata? Sì, beh, sono arrivati più che altro consigli da amici, perché ovviamente Civitavecchia è una città abbastanza piccola, per cui in un'azienda che vede 420 lavoratori, tutti quanti, diciamo, cittadini civitavecchesi, è chiaro che dentro ci sono anche degli amici che comunque un po' sotto forma di battuta, come o sotto forma di avvertimento, consigliano un pochettino di prudenza. Abbiamo visto anche qualche atto, non voglio dire violento, ma un pochino al limite. Però francamente io penso di, non so, mi sento abbastanza tranquillo, anche perché io con questi lavoratori ho sempre parlato, ogni volta sono venuti a cercarmi, mi è capitato di andare al cantiere, ho parlato con tutti, non credo di non essere riuscito a trasmettergli che ci stiamo lavorando, francamente. Sì, anche perché le riunioni che sono state fatte su questo tema sono state infinite, quindi diciamo la volontà di trovare una... Ah, c'è stato un giorno addirittura che sono venuti, non voglio dire con la forza, ma quasi, ecco, sono venuti senza invito in comune, quando noi eravamo in riunione di maggioranza. Io mi sono reso disponibile a dialogare con loro nonostante i rischi di insulti, insomma, quindi non mi sottrago al confronto, e forse non sottraendomi è stato anche uno sfogo per loro, no? Allora. Cambiamo un secondo argomento. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere l'impasto di giunta. Qualche settimana fa voi consiglieri delle liste civiche del sindaco Tirei avete appunto parlato del discorso di essere rappresentati all'interno della giunta. Poi ci sono state due consiglieri che hanno fatto una dichiarazione riguardo al rimpasto. Dice: prima dobbiamo risolvere i problemi, ecco, di HCS prima di fare il rimpasto. Il sindaco ha risposto, ha detto: comunque decido io, sì. E tutto quanto. Però abbiamo notato comunque che prima eravate tutti insieme, invece poi ci sono stati due singoli consiglieri, sì. Tra l'altro tra liste civiche diverse, sì. Che hanno fatto questa dichiarazione, tu non eri presente tra questi. Come mai? È stata una cosa concordata oppure una loro interpretazione personale? No, la loro interpretazione personale, però tutto sommato, vista anche l'importanza della decisione su HCS, condivisibile. E il fatto che loro abbiano detto che il rimpasto di giunta possa attendere non significa che le liste civiche rinunciano a quello che secondo loro gli spetta, almeno per quanto mi riguarda, che secondo me ci spetta. Le liste civiche, ripeto, hanno 5 consiglieri, hanno preso 3.600 voti, sono tantissimi, sono quasi, non dico quelli del PD, ma quasi, e non hanno rappresentanze giunta. Il consigliere Emiliano Santori sarebbe mai disposto a dimettersi per andare a fare l'assessore, magari non per forza al bilancio, ma diversi assessorati, allora, che magari possono essere... Al bilancio sicuramente no, non mi dimetterei, certo, mai da consigliere comunale per l'assessorato al bilancio, perché lo giudico veramente poco divertente. Il consiglio comunale in realtà è una cosa che mi piace molto di più, mi dà più stimoli. Un assessorato probabilmente diverso, più divertente, lo potrei pure valutare. Certo. Però ecco, adesso nominare un assessorato mi sembra quasi di fare un dispetto a chi già riveste quel certo, ruolo, certo. Però voglio dire, facendo finta dovessimo partire da zero, ci sono diversi assessorati che mi piacerebbero, certo. Però in questo momento non credo che
che sia questo il momento, che è ancora un lavoro da fare in consiglio, quindi Quindi non sarà magari in questo momento, sì, però magari nel futuro valutiamo in futuro, nessuno può. sì. Per quanto riguarda invece il rimpasto, quando pensi che si farà? Perché c'è stata la sentenza che ha obbligato a mettere tre e non due donne all'interno della giunta, ormai diversi mesi fa. Sì. Il sindaco dice che con calma però si farà il rimpasto. Passano le settimane, secondo te quando si arriverà una... Beh, secondo me subito dopo il 7 maggio, se non, possibilmente anche prima, secondo me è possibile anche per la fine di aprile. Così va tentuto, in realtà non ne abbiamo parlato, ma di fatto noi abbiamo i consigli comunali del 18 e del 19, sono dei consigli comunali importantissimi. Vanno degli argomenti seri, avremo un altro consiglio il 29, un pochino meno importante, dopodiché il bilancio è slittato direttamente al 15 maggio. Per cui non credo che il sindaco possa aspettare più del 15 maggio, per cui secondo me tra la fine del mese e quella data la giunta sarà già stata cambiata. Per quanto riguarda il discorso acqua, con il discorso HCS c'entra qualcosa o comunque un discorso a parte? Beh, c'entra, diciamo c'entra perché comunque ci sono un numero abbastanza importante di lavoratori che lavorano dentro HCS, che è uno dei cinque gestori del servizio idrico. HCS è che abbiamo una gestione divisa in cinque soggetti diversi. HCS ne ha 29 persone dentro che comunque dovranno essere trasferiti probabilmente ad una società speciale fatta dal Comune di Civitavecchia. E quindi anche per quanto riguarda l'acqua, diciamo, c'è una c'entra appunto con il discorso che state portando avanti di Beh HCS, sì, anche se. perché comunque un pochettino di ordine ho fatto, quindi senza entrare nei meriti, acea non acea, adesso vediamo come andrà il ricorso, speriamo bene, comunque per il momento l'intenzione è quella di fare una società speciale, quindi questi 29 lavoratori insieme ad alcuni lavoratori del comune, insieme ad alcuni lavoratori del Medio Tirreno, dovrebbero confluire tutti in un'unica società così da avere una gestione unica, perché così frammentata crea una serie di inefficienze. Ecco, per la società che state creando appunto dall'Unione c'è già un nome che avete in mente? Ma diciamo per comodità, ecco, nelle scritture, nelle bozze di delibera stiamo chiamando Civitavecchia Servizi, è abbastanza banale, però chiaramente un nome dobbiamo utilizzarlo anche solo per prova. Anche se fa capire, diciamo, perché questo discorso di HCS ha un po' allontanato le persone comuni dal capire che sono i servizi comunali, quelli primari, quelli per le Sì, è un quali nome che. si pagano le tasse. Allora uno vuole appunto i servizi comunali efficienti, appunto già Certo, con già che Civitavecchia. la parola c'è dentro, insomma, i servizi. Sì, è abbastanza diretta. Abbiamo visto anche delle critiche per quanto riguarda la gestione HCS al Movimento 5 Stelle. Te l'aspettavi? Beh, no, soprattutto il titolo dell'articolo che ho letto. Io ho letto chi ha paura del confronto al Movimento 5 Stelle. Cioè, io gli risponderei quasi in città e chiesa, perché in realtà io fino a pochi giorni fa, quando loro mi hanno chiesto un confronto, anzi quando loro sono usciti, io li sono andato a cercare a casa, nel vero senso della parola. Io ho chiamato alcuni di questi, gli ho chiesto di incontrarci e presso alcuni loro rappresentanti mi sono proprio recato nella sua abitazione a parlarne. Quindi li ho chiamati, li ho cercati, li ho contattati su Facebook, mi sono fatti dare i numeri, non faccio il nome perché non so, ecco, Certo. se vuole darlo, però in realtà sono andato a casa da uno di questi rappresentanti, uno di quelli più autorevoli, ecco, questo posso dirlo. Quindi sono andato io a casa sua a Ex discutere. delegato. No, 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 non no. è Andrea Palmieri, no, è Ok. un attivista del 5 Stelle. E sono andato a casa sua con lui e con altri attivisti e abbiamo discusso di HCS fino all'una di notte, fino a mezzanotte e mezza, quindi credo che possano dire tutto di me tranne il fatto che fugo dal confronto proprio perché lo sono andato a cercare, francamente. Ho letto anche la loro proposta, diciamo che ha comunque delle lacune che ho già espresso, perché comunque anche nella loro proposta non si capisce esattamente da cosa. Come si ricavi la liquidità che ci serve per pagare la prima rata di debiti che scade al termine dell'approvazione del concordato, che sono 6.800.000 euro. Nessuno ancora ci ha trovato questa soluzione, però noi la dobbiamo trovare perché siamo in consiglio, non possiamo far fallire la società, per cui nessuno me la suggerisce, io la decisione la devo prendere. Devo anche dire che parte dell'articolo che fa riferimento soprattutto alla tariffa, anche lì è un pochettino, diciamo,
disordinata un po' questa replica, se non altro perché fanno riferimento ai crediti svalutati che diventano una sorta di condono tombale. Assolutamente non è così, perché i crediti svalutati rimangono comunque crediti, vengono svalutati da un punto di vista contabile col principio della prudenza. Se io ho in cassa 10 lire e ho la probabilità del 70% di incassarli, io contabilmente ne segno 7, ma non significa che rinuncio a quei crediti. Il movimento dei consumatori è stato da questo punto di vista più maturo di loro, perché abbiamo avuto, diciamo, un piccolo approccio, e le prime richieste che ci hanno fatto, se non altro, sono più serie e più pertinenti rispetto a come l'ha affrontata il 5 Stelle. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ringraziamo Emiliano Santori. Grazie per aver esposto ancora una volta, diciamo, il punto della situazione per quanto riguarda HCS. Ci aggiornerai nei prossimi giorni. Per quanto riguarda i nostri telespettatori e radiospettatori, l'appuntamento è domani sempre alle 19:15. Salve a tutti. Newsroom, programma di informazione e approfondimento dal lunedì al giovedì.